Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Il video di oggi è il book haul del mese di agosto e sì, lo so, avevo detto che ero in book buying ban, ma io come al solito non so mantenere poi quello che dico. E vabbè, quindi ho dei libri da mostrarvi. Prima di cominciare, come al solito, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quello della mia affiliazione Amazon, dove se comprate da là io riceverò una piccola percentuale che mi metterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cicischiare oltre, direi di cominciare. I libri che ho da mostrarvi per questo mese appena trascorso, quindi agosto, sono 5, che non sono tantissimi. Se poi si conta che io ne ho pagato solo e soltanto uno, direi che in realtà non ho proprio sforato con il book buying ban, o quantomeno, vi prego, fatemela passare, vi prego, perché questo qua è il massimo che io sono riuscita a fare. Tra l'altro, diciamocelo, l'ho fatto soltanto perché non ci sono ad agosto nuove uscite da parte di case editrici, altrimenti non ce l'avrei mai fatta. In ogni caso direi, via il dente, via il dolore, e vi mostro il primo libro che ho comprato questo agosto, vale a dire Millenni di fuoco, Arrivo, di Cecilia Randall, sperando che la cover non accechi la camera. Dunque, questo qua è il secondo e ultimo volume della duologia Millennio di Fuoco. Il primo era Seija, che ho letto forse a giugno, e questo qua è appunto Raivo, il secondo. Come sapete, Cecilia Randall è la mia autrice fantasy italiana preferita in assoluto. Questo libro, e in particolar modo, anzi, il primo libro di questa duologia mi era piaciuto moltissimo, l'avevo trovato molto anticonvenzionale e di conseguenza ho dovuto prendere il secondo. Questo qua conto di leggerlo a settembre, principalmente perché voglio sapere come va a finire la storia. Ci riuscirò? Non lo so, sperate per me. Poi, questo momento va immortalato, va ricordato, va trasmesso ai posteri, perché mio fratello mi ha fatto un regalo. E non soltanto un regalo, ma mi ha fatto il regalo. Vi do qualche indizio. In particolar modo, questa autrice, che dunque appunto è un'autrice donna, pubblica praticamente un libro all'anno e generalmente i suoi libri escono verso luglio-agosto. Io li ho letti tutti, il libro in inglese, e a questo punto, rullo di tamburi, potrete assolutamente immaginare di che libro sto parlando, perché quel santo di mio fratello mi ha regalato All Your Perfects di Colleen Hoover. E vi prego, fermatevi un secondo per ammirare lo splendore dei colori di questa cover. Come sapete, io non sono una grandissima fan delle copertine in cui i protagonisti in cover si baciano, però per me la Hoover in copertina può mettere qualsiasi cosa, anche i colombi, e non so se lo sapete, ma io ho terrore dei colombi, che io mi inchinerei di fronte alle sue cover e ai suoi libri. Questo qua l'ho già letto, in realtà l'ho iniziato, letto e finito in una notte sola, come al solito, e come al solito mi sono prosciugata, mi sono totalmente disidratata perché la Hoover mi devasta ogni singola volta. Ma questo non importa, ne parleremo nel drama qui di agosto. Non so cosa dirvi dei libri della Hoover, se non avete letto questa autrice vi prego leggetela, leggete qualsiasi cosa perché io l'amo in ogni sua forma. Mancano tre libri, tutti e tre i libri che vi andrò a mostrare adesso sono stati omaggio delle case editrici. In particolar modo ve ne mostro due di una singola casa editrice e poi lascio il meglio per ultimo. È il primo libro che vi mostro, di due, entrambi mi sono arrivati da Corrimano Edizioni, ed è La tempesta di Davide Camarrone. Questa cover è meravigliosa ed è una reinterpretazione della tempesta di Shakespeare. Però comunque il libro è piccolino, si legge facilmente, l'ho letto in una serata e ne parleremo comunque sì, meglio nel wrap-up. Oggi sto dicendo sempre le stesse cose perché in realtà è da un po' che non registro video qui su YouTube e mi sento un po' impacciata, però vabbè, passerà. In ogni caso, il secondo libro, sempre di Corrimano Edizioni, è stato Vedo a colori di Alessio Di Causi con le illustrazioni di Sara Carramusa e la prefazione di Livio Sossi. È una piccola graphic novel per giovani lettori che secondo me però andrebbe letta anche dagli adulti. Non si ci mette nulla a leggerla, perché è principalmente fatto da illustrazioni, non da parole. Vi mostro qualche tavola per farvi capire che i toni e i colori della graphic novel sono identici in sostanza a quelli della copertina, che è esplicativa ovviamente dello stile del disegnatore e dell'autore. E questa qua è una tavola. Non mi ci soffermo troppo perché altrimenti è spoiler. Vabbè. E a questo punto arriviamo all'ultimo libro del mio book haul di agosto, vale a dire Seafire di Natalie C. Parker.
E questo libro mi è stato inviato dalla Penguin Random House, che ringrazio immensamente per la copia. E se mi sentite emozionata è perché io amo la Penguin e ottenere la collaborazione con loro per me è stato motivo di grande orgoglio, di grande fierezza e di grande felicità, dato che quello che faccio amo farlo. E vedere che comunque sto ottenendo dei risultati mi riempie comunque totalmente di gioia. Ma questa è un'altra storia, parliamo del libro, e il libro è una storia di piratesse. Adesso ditemi voi quanti libri conoscete di piratesse donne, soprattutto i cui valori si basano sulla sisterhood, quindi sulla sorellanza. Dopo che avete pensato, e la risposta era sicuramente no, potrete capire perché io ero contentissima di leggere questo libro. Ne parleremo meglio nel wrap-up. La cover è un book porn pazzesco. Tra l'altro, la scritta Seafire è in rilievo e poi questo arc dentro è fatto così. Quindi, sì, bellissimo. Come avete notato, il book haul è molto ristretto perché non ho comprato praticamente nulla. Sono abbastanza fiera di me. Fatemi sapere voi che cosa avete comprato ad agosto, se avete comprato qualcosa o se riuscite a mantenere i book buying ban quando li fate, perché io a quanto pare sono palesemente una schiappa. E niente, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video che molto probabilmente sarà il wrap up. Ciao!